Ciao a tutti ragazzi, qui ZW Jackson, benvenuti nel mio canale. Siamo qua quest'oggi con la carriera allenatore con il Palermo. Però ragazzi, come sempre, io devo farvi le mie solite e classiche premesse che ormai faccio in qualsiasi video. Allora, devo salutare, guardate in quanti siete ragazzi. Una cosa che mi fa veramente felice perché ultimamente il canale comunque sta avendo un attimino un calo. Cioè, non dico esageratissimo, però fate conto che prima al giorno avevo tipo 25-26 iscrizioni e adesso stiamo scendendo a 13-14. Quindi almeno commentate, lasciate tanti mi piace per farmi vedere comunque che ci siete. Comunque ragazzi, salutiamo Gioele Randazzo, OnlyGiano97, Antonio Santoro, Gianni Cross, Daniel Antonini, Edu Games, Lapo Vinattieri, Tomax Occia, Albe03, Luca Gabrielli, Andre Busico, Daniele Assensi e Adrin Talacian. Ragazzi, scusate per le pronunce, ma ovviamente io non è che possa sapere i vostri cognomi e tutto il resto. Comunque ragazzi, passando subito alle cose importanti, ossia il vero e proprio gioco. Ragazzi, quest'oggi abbiamo la partita contro il Cagliari in casa e poi guardate la semifinale di ritorno contro il Chievo. Chievo che poi troveremo ancora qua praticamente dopo 3 giorni. Poi ragazzi, guardate, c'è la Roma, il Milan, che sarà lo scontro quello decisivo a San Siro, poi la Samp e il Carpi. E poi ragazzi, finirà qua il nostro campionato, quindi dobbiamo tenere, come si dice, il fino alla fine. E ragazzi, guarda, avevo fatto una cosa, dato perché Sportiello si era infortunato, siamo andati a riprendere dal prestito Fabrizio Alastra, che comunque è un 61. Detto ciò, allora, siamo sempre a più 5 dal Milan, Correa va per i 30 gol, mamma mia, pazzesco. E quindi il Cagliari, andiamo a vedere dove sta messo in classifica, è 18esimo, penultimo, con 21 punti e secondo me retrocederà insieme a Cesena e Pescara. Quindi ragazzi, io andrò a fare una formazione un attimino, cioè non farò la classica formazione titolari e ci vediamo sul campo. Eccoci qua ragazzi al Renzo Barbera, Palermo, Cagliari. Renzo Barbera che ragazzi ha fatto il tutto pieno, guardate, con Storari che si vede subito come portiere del Cagliari. Qua i giocatori vanno a salutare. Migliore difesa con 23 gol subiti, pochissimi, e il Milan ne ha subiti 24. E la formazione ragazzi, ho fatto come sempre il modulo 4-3-3, praticamente di titolari ho tenuto ben pochi, ho messo comunque sulle fasce alte, ho messo Bernardeschi e Villalba per tenerli comunque sempre belli caldi. Poi è tornato Schurma ragazzi dal lungo infortunio. E poi non so, ho messo Correa, l'ho tenuto, Correa c'è. Comunque ancora Schurman qua, subito prova a sfondare l'olandese capitano Robin Keyson. Adesso Keyson deve cercare Ilmark, anche lui ritornato titolare dopo un bel po' di partite giocate durante gli infortuni di Renato Sanchez e di Schurman. Adesso con tutti dentro fa fatica a trovare spazio, però ragazzi, quando c'è fa sempre bene. E noi in queste partite in cui possiamo permetterci magari di rischiare giocatori che giocano di meno, optiamo subito per Ilmar. Qua intanto ragazzi, guardate, Correa, attenzione perché entra in aria, ancora Correa, dentro proprio per Bernardeschi, che l'avevo messo proprio per farlo sbloccare, che ha fatto solo un gol praticamente in questo campionato. E Storari però fa il miracolo. Comunque ancora un corner per noi con Keyson, Villalba di testa, nulla da fare. Schurman, che recupero su De Sena. Adesso si può ripartire in contropiede con Ilmark. Correa, attenzione, dai Correa, non perdere palla, molto bene Hector Villalba contro Balzano. Villalba, entra in aria, un sandwich sull'argentino che non riesce a concludere. Comunque il pallone è ancora nostro, ci stiamo gestendo veramente bene a centrocampo. Adesso attenzione, Correa dentro, ancora anticipato però Schurman, molto bene. Adesso Correa che lo vede partire Bernardeschi contro Murru, vai Bernardeschi, deve accelerare. Nicola Murru dietro che segue, ancora Bernardeschi, attenzione. Il numero di Bernardeschi su Murru che prova a entrare in aria, Bernardeschi, il tiro,
La palla resta lì, Sherman va alla conclusione. Mamma mia, non si riesce a buttarla dentro. Perché attenzione qua, proviamo la battuta di potenza con Angel. Oddio, che traversa, che missili che tira Correa proprio. Occhio ancora a Balzano, il cross, riusciamo a spazzare in qualche modo. Però ragazzi, questo Cagliari mi sta veramente piacendo, perché comunque da squadra possiamo dire già retrocessa, perché 6 punti per una squadra terz'ultima in classifica. Oddio, il gol. Stavo proprio dicendo che questo Cagliari mi stava stupendo, e segna con Astori, forse il giocatore chiave di questa squadra. Ripreso dopo averlo cresciuto e poi averlo venduto. Evidentemente il Cagliari lo ha riportato alla casa madre, come si suol dire. Però ragazzi, qua non possiamo permetterci di perdere, perché qua contro una squadra come il Cagliari, appunto, che non se la cava bene in classifica, ragazzi, non possiamo perdere, perché altrimenti poi il Milan, ciao, ci viene a prendere. E poi non voglio perdere la Serie A nelle ultime partite, insomma. Ancora Don Sa, ragazzi, si sta facendo tutto il campo questo 19enne. L'anno prossimo, appunto, l'ho detto che lo voglio nella mia squadra. Però attenzione, perché qua, ragazzi, sta gestendo tutto loro. Daimer, partiamo in contropiede con Correa. Ho mandato a riscaldarsi anche Lorenzo Insigne. Bernardeschi adesso, vai Berna, vai Angel, Angelito, dai Angel, corre ai numeri qua, devi rientrare, ok Angel, ok, buttala ti prego, corner, va bene, dai cazzo, siamo all'83esimo ragazzi, anzi 84esimo, Robin Cason, buono il cross in mezzo, la palla viene spazzata, siamo al 90esimo, 2 minuti di recupero ragazzi, non ci credo, adesso Cason proprio per l'ultima, che palle che dobbiamo, è già la terza partita di fila che dobbiamo rincorrere e magari riusciremo a pareggiare anche questa, io lo spero, perché andare a perdere. Iljemark adesso, Iljemark dentro, no, abbiamo perso ragazzi, abbiamo perso, porca puttana, ma che cazzo, non ci credo, abbiamo perso contro il Cagliari, cioè onore a questa squadra che veramente... Però, oddio, ha perso anche il Milan. Come ci va di lusso. Ci va di lusso, perché anche il Milan perde contro il Pescara. Cioè, noi abbiamo perso contro il Cagliari e il Milan contro il Pescara. Ci è andata proprio di lusso. Però, ragazzi, dobbiamo svegliarci, cazzo. Se vogliamo vincere veramente la Serie A, io... Cioè, se andiamo a perdere in casa contro il Cagliari, l'anno prossimo come facciamo quando ci arrivano i mostri sacri di Real, Bayern, Verin Manchester e roba varia. Comunque, vado a fare gli allenamenti e poi, ragazzi, ci andiamo a sfidare il Chievo, Verona, che all'andata avevamo battuto 2-1 se non erro. Però sarà una partita veramente combattuta, soprattutto con lo stato di forma mentale e psicologico che abbiamo adesso. Eccoci qui ragazzi allo stadio del Chievo, al Bentegodi. Chievo Verona Palermo, semifinale di ritorno ragazzi. Ho guardato, non era finita 2-1 l'andata, ma 3-2 per noi, eravamo riusciti a vincere. Paloschi, 2 gol, l'andata ci ha fatto la doppietta. E ragazzi, io però ho fatto una formazione mezza titolare, e non troppo, però comunque Insigne e Markovic ci sono sulle fasce. Poi c'è Fandric, il giovane che avevamo comprato dal Bayern. Però ragazzi, non ci accorreamo, ho preferito Success, perché appunto voglio più centimetri lì davanti, e comunque per provare qualche cross. E Correa è abbastanza basso, ecco, l'unica pecca di Correa è che è basso. E con Sanchez invece abbiamo anche qua molta rapidità, molto fisico, e appunto l'altezza che mancava in Correa. Però attenzione qua, subito, però Sanchez, guardate qua come va a difendere palla. Markovic si è dribblato tutti. Markovic, subito! Markovic, grandissimo tiro! Dai Markovic, punta Cesar, ancora Markovic, buono il tiro! Oh, Markovic si sta svegliando, e come? Corner, dai Lorenzo Insigne, nel mucchio! Palla che resta lì spazzata! Comunque stiamo tirando di più noi, anche se il Chievo sta facendo solo possesso palla, noi stiamo tirando di più con Mattiello, l'ex Jorgensen adesso per Renato Sanchez, che si libera, va al tiro, il palo, anche il palo, non ci credo, il palo di Renato Sanchez. Insigne, deve puntare l'uomo, Lorenzino,
Lorenzino dentro. Renato Sanchez! Oddio! Oh cavolo, non si riesce proprio a buttarla dentro. Da Insigne, un buonissimo corner. Esce ancora molto bene il portiere del Chievo. Adesso attenzione al contropiede con Sowi. Dai Mattiello, Mattiello! Va bene il fallo, abbiamo fermato neanche il giallo, quindi va benissimo proprio. Correa ragazzi, attenzione perché cambia tutto con l'ingresso di Correa. João Cancelo va a cercare di prima Markovic, che prova a prendere sta palla. Che dai che la prendiamo, no. Attenzione al 80esimo ragazzi, se fa finire 1-0 per il Chievo noi siamo fuori. Volevo ricordare, attenzione a Paloschi. No. Bruttissimo tiro, va bene così. Markovic adesso, ancora Markovic, prova a sfondare lui. Dentro, spazza bene la difesa del Chievo, Gonzalez colpisci. Ok, grandissimo, Casemiro adesso, Fandric, Insigne, Lorenzo Insigne, punta l'uomo, Lorenzo Insigne, entra in aria. Lorenzo Insigne, il numero assurdo. Però ragazzi ci buttano sempre via la palla, noi riusciamo a entrare in aria in tutti i modi, però una volta entrati in aria praticamente c'è come una barriera da parte del Chievo, ci spazzano sempre via il pallone. Ancora qua Markovic, dai, Insigne adesso, Insigne, attenzione perché c'è il contropiede con Sanchez, Markovic, a tu per tu, la può chiudere definitivamente, qua vaffanculo, l'ha presa il difensore. Però spazza fuori Sekulin. E ragazzi, con questo 0-0 noi andiamo in finale di Coppa Italia. Che partita sofferta. 6-1. Però ragazzi, il Chievo, cioè onore a questo Chievo che è arrivato in finale battendo Lazio e Milan. E in finale troveremo la Roma. Roma-Palermo sarà dunque la finale, che ha battuto 2-0 il Napoli. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio come sempre, vi ricordo di lasciarmi un like e di iscrivervi se il video vi sia piaciuto. E da ZWJackson è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio.